Allora, cari ragazzi, siamo tornati con un po' di sana nobiltà quotidiana, anche di lunedì. Allora, mi avete segnalato in tanterrimi la necessità di andare dove sono i Lumacon, Los Lumacones, e quindi noi lo facciamo. Noi lo facciamo. Io ho tanta paura. Io qua non ci volevo manco venire a dire la verità. Però lo devo fare, quindi lo faccio, vado. Vado e non temo nulla. L'unico grande ostacolo tra me e i lumaconi è lui. E io quasi quasi ripasso un'altra volta, eh. Non ce la fa. No, ce la fa, ce la fa. Fermi, fermi. È la mia fine. Signori. Io però provo. Ha mollato il colpo? Ha mollato il colpo. Ha mollato il colpo. Fermi. Ha mollato il colpo. Allora, del lato già ce l'ho, grazie. Che colpo. A questo punto vado anche di là. Voglio strafare. Ok. Dunque. Con calma. E tranquillità. Ale. Voglio andare a casa, chi lo dici? Ma calma, calma. Ok. Allora. Adesso a noi delle anime che abbiamo non ce ne frega niente. Tutto ciò che ci interessa è ciò che si cela lì. Ok. Ma non ci sarebbe un modo per arrivarci da sopra? Chiedo per un amico. Temo di no. Quante ne so cascate? Venghino, signori, venghino! Sono uno sproposito! Dai, che zozzeria, però! Che zozzeria! Relax! Io devo andare di là. Vabbè, rischio la vita, ma ci provo. Ma finiscono una certa o è una produzione incessante? Vabbè, senti. No, no. No. Non è quello che mi serve a me, però. Scusi, no. Io posso andare avanti. Dovranno finire? Scheggia, scheggia, sono tutte schegge.
Eh no, devo... Lascia la morte. Devo andare su allora. Il problema è che per andare su io devo passare... Devo passare da un'altra parte. Pericolosissima. Anche se... No, qua non ce posso passare. Niente, devo far giro di là. Va bene. Io pensavo di non doverci più tornare in questo cesso di posto. E invece no. E invece no. Ahimè. Marcellino is back. E speriamo... Speriamo bene. Se non capissi... In dove andare? Ma tipo... Dammi il segnalino maledetto, figlio di Satana, su! Sì. Per prima andato, dai. Allora, scusate la botta al microfono. Relax. Relax. Con estrema calma. Con estrema calma. Tanto, famo in tempo a ricomprare le spezie, eh. In questo momento mi serve. Non ne posso fare a meno. Ci compreremo quel che ci serve in un secondo momento. Allora, mi serve troppo. Avete detto che ci sarebbe l'arma ideale e io la voglio. Ok. Due. Uno. Due. Tre. Quattro. 5 6 Oh. Chi sono io per oppormi se tu non hai voglia di combattere? Allora, pietra sacra. Allora, qua è tutto libero. Qua è todo libre. È todo libre. Allora, fermi, fermi. Vamonos, vamonos, Martellino. Marcelino, vamonos! Prima che s'ammalamos! Allora. Ok. Allora. Ce la posso fare. Ce la posso fare. L'avrei messa più grossa la marmitta, non so se l'avete sentita, ma... Mi sono sempre chiesto come fanno quelli con la marmitta di quel tipo a non diventare sordi, ma... Un modo ci sarà, a quanto pare. Allora... E Lumacon! Addio, Lumacone! Ok. Siamo quasi alla meta. Mamma mia, che vomito! Sta scena orribile. Cascate sotto, bravissima. Anima di eroe leggendario. Raga, non c'è niente di tutto ciò che avevate lasciato in tenda. Dove sarebbe l'arma leggendaria? Particolarmente utile ai miei scopi.
Ah, forse intendevate lì? Cerchiamo di capire. Sei tu? No, porca. È quella? La nobiltà è sempre più confusa. La nobiltà è spesso confusa in questa serie. Allora, signori. Mazza, che sozzeria. Abbiamo finito la benza? Allora, fermi, 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 fermi. Venghino, signori, venghino! Chi vuole un pezzo di nobiltà? Sì, ma qua, cioè... Sono 6.600 lumaconi. Passo indietro, Marcellino, un passo indietro. Ah, sbrattano pure. Beh, se fanno manca niente. Fermi, fermi. Fermi. Io comunque, ragazzi, ho letto i commenti all'ultimo video. Porca miseria. Non ho ancora ben capito come salvare il tizio nella prigione. Vi dico la sincera verità. Ma c'era da guarda guarda. Allora, fermi. Spada grande della luna. Ho capito, ma se è una spada grande, ragazzi, che ci fo? Ah, aspettate un attimo. Siamo al sicuro? Sì. Allora, intanto vi segnalo che ero andato al mausoleo per vedere se avessi le capacità per battere il tizio. Per poi, così dico, poi lo faccio in video. In realtà, dopo avergli dato due o tre tortorate, il tizio ha detto ciao. Tra l'altro sono messo male, scusate. Il tizio ha detto: ti sei dimostrato degno, eccetera, eccetera. E quindi mi ha lasciato prendere questa spada. Che è una spada molto bella, a dire la verità. Diamond Brandt è stata tramandata di generazione in generazione nella famiglia reale di Boletaria. Una spada bianca che fa il paio con la gemella Solbrant. Dopo che Allant ascese al trono, è sempre rimasta in possesso del re. Il vecchio re Allant non amava questa spada perché il suo potere aumenta man mano che l'anima del portatore si allontana dall'essere demoniaco. Quindi, in teoria, noi che abbiamo l'anima Blanche, dovremmo essere abbastanza portati. Il problema è che non abbiamo la forza per portarla. Poi c'è questa, appena trovata, la leggendaria grande spada che riflette la luce della luna. Conosciuta per il suo collegamento con Vito, il cavaliere della luna, è una delle poche rivelazioni di Dio. La lama di cristallo blu è interamente composta di luce, quindi è impossibile bloccarla con uno scudo. Alla faccia. Però serve fede 24. Che noi non abbiamo. Quanto abbiamo di fede? 14. Molto bella, eh. Disintegra la roba? Ve prego. Ma è una figata spaziale. Ma toccherebbe trovare modo di sfruttarla sta arma prima di andare a fare il boss finale, però, eh. Allora, fermi. Io devo andare ad Alta Latria adesso. E quindi mi riporto in zone franche, sperando di arrivarci vivo, e riprendiamo il risparmio e il ritorno alla base.
Intanto non so da che parte andare. Vabbè, mo ci penso, non vi preoccupate, Marcellino troverà la strada di casa, è come i migliori segugi. Esatto, la nobiltà che segugia. Allora, siamo tornati indenni e incolumi. C'è un problema. Ho provato a usare la spada della luna su quegli orribili mostri che c'erano prima, che devono essere immuni alla magia perché gli facevo due di danno. Tant'è che appunto questa spada fa 0 danni da taglio e 100 da magia. Quindi sarà interessante capire dove cazzo andrò a usarla. Ma per il momento il falcione crescente sembra essere la miglior strada percorribile. Anche perché Deombrant richiede 18 di Avete forza che non anche abbiamo. Si potrebbero fare, ma comunque mi avete detto in tanti di fare seconda possibilità, perché appunto è particolarmente utile e noi lo facciamo. Dio benedica Umbasa. Un Basa, sì. Devo armonizzare però. Scusi, Oh, avete altre ho offerte? dimenticato di armonizzare. Non ho slot di memoria per armonizzare. Oh cavolo. Dobbiamo fare punti fede. Se non creta, non c'è feta, come diceva giustamente Brignano. E quindi 1, 2, 3 e 4. E andiamo a 44.000. Quindi costi 44.000. Le possibilità sono due. O andiamo di fede per aumentare gli slot e dare anche un senso a quello che abbiamo appena fatto. Sì, credo che Dopo andremo di te, esattamente così. Allora, aprite la mente, chiave della vita. ha un coso L'anima solo? perduta, il Bene. suo involucro partita. Che Figlio l'umanità mio, sia concessa così che il vabbè. mondo sia curato. Che il Ho preso mondo sia questa magia, curato. devo trovare il modo di usarla. In qualche modo, Avete finito? in qualsiasi modo. Grazie, come Salve, promesso. lei ci diceva con lei l'ultima volta che lei non ha niente, in realtà, che ci Sono interessa. pronto. Quindi andiamo a Latria e poi c'è Sepans. C'è Sepans. Quindi io per ora Deombrant 18, io ho 16. Idealmente mi servirebbe fede fino al punto da poter avere due slot di poteri miracoli e un paio di punti di forza per andare a fare, diciamo, tre livelli. Idealmente tre, sempre che con un altro punto di fede si arrivi dove dobbiamo arrivare. Ma comunque, non è questo il momento di pensarci, di grazia. Dove cazzo era? Alta Latria. Allora, devo andare a ritrovare il tizio che va eliminato e eliminandolo si entra dentro alla sua bellissima. Ma io quasi quasi, per facilitarmi la vita in questo luogo, visto che si tratta di ripulitura e nulla più, quasi quasi mi accatto un compagno. Guarda, trovare una cella che mi porti giù. Non è che adesso fai il vago e io dico, oh, ma è andato via. Oh! Ma più che altro la grande domanda che io mi pongo da tempo immemore è una sola. Ma qui esisterà un modo per ridurre il coso degli incantesimi, perché io ho un fottio di magia, ma lancio tre attacchi e non solo non ammazzo facilmente il nemico di turno, ma finisco pure il mana. Evocazione fallita, benissimo. Forever alone, Marcellino. Forever alone, va bene, non importa, andrò avanti da solo. Dunque, il tizio era sopra. Oggi si esce vincitori da quest'altro cesso. Assolutamente sì. Quindi, ma tra l'altro, mia pura curiosità. Mia pura curiosità.
No, scusate. Sbaglio sempre. Allora. Benissimo. La cosa ideale proprio, eh. Esatto, come faccio a complicarmi la vita mettendo una spada? Mamma mia. Arrivia del falcione, arrivia del falcione, per carità. No, l'accidenti non funziona con quello. Bisogna menaglie per bene. Puoi scendere? No. Scusa se t'acchiappo. Te sfondo. Ti sei arreso alla bellezza di Marcellino, lo so. Fa questo effetto. Allora. Nessuna cella. Alle spalle, come gli infami. Ma non basterà per far fuori Marcellino. Allora. No, io non ce passo mai nella vita. Mai nella vita. Non temo più nulla. Ok. Ci servono assolutamente punti per livellare, quindi non posso temere più nulla. Mi è vietato. Ma sono andato dalla parte giusta in tutto ciò. Ma che cazzarola! Ma perché sta cosa? Ma mo che cazzarola è quest'altro? Vabbè, ci vediamo dal tipo, eh? Ho ripreso le mie anime, ma non capisco chi fosse lo spettro oscuro di prima. Non c'ha logica. Perché non ero stato invaso da niente, da nessuno. Vabbè, ragazzi. L'importante è essere fuori. Allora, intanto andiamo a cercare di capire se... Oh, scusate, Ci potrei andare anche dopo, volendo. Intanto... Yes! Yes! Me l'ero completamente scordata sta cosa. Forse era meglio così, no? Mi sa che forse era meglio così, sì. Mamma mia. Sì. Diciamo che si campava bene anche senza conoscerla sta zona. In linea di massima. Vabbè, ma noi Allora, questo... Ok, com'è che... Ci dicevate? No, ma il mago è rotto! Io ancora devo capire in che senso. A me ha semplicemente rotto una cosa che non posso dire, ma... A me tutto mi pare tranne che rotto il mago a sto gioco, ma comunque. Forse sono io che ci capisco poco.
Ma porca. Non mi sono accorto del... Ma porca. Si diceva. Si diceva. Devo andarmi a ripigliare la rubetta mia. Ho preso l'ascensore sbagliato. No. Bien. Allora. Devo andare a riprendermi i giocarelli miei. E quindi... con estrema calma. Uno. Questo mena comunque. Ammazza se mena. Dai. Sci tua. È fortissimo. Allora. Ok. Io potrei anche... sai. Uno. Io aspetto che te stanchi. Aspetto. Quando carichi, e poi te... Ma io potrei anche andarmene, sai che c'è tutto sto casino. Ok. Quest'arte ancora che spara. Spara. Qua. Poi torno. Dunque. Allora. Vedi che carino, eh? Io vorrei risalire sulla banchina. Posso risalire sulla banchina? Ok. Fai veramente schifo. Ok. Io non oso immaginare che tipo di orrendo effetto possono applicarmi se mi toccano, e quindi... con molta calma. Con moltissima calma. Bene. Soldato famoso. Siamo a 20.000. Ci servono 30.000. Diciamo che servono 95-96.000 anime. Per fare quello che serve a noi. E andare da Allant con un minimo di... insomma. Per andare da Allant e sbatterglielo sul tavolo, ecco. Mi servono almeno 90.000 anime. Là si sale, per cui ci possiamo andare dopo. Io prima vorrei vedere...
finire di esplorare un po' qui. Secondo me mi dire Zeppe, te perdi un sacco di roba. Ecco, non mi voglio perdere niente. Faccio con calma. Con tutta la calma del mondo. Cercanello. Venga, venga. Mannaggia la morte. Uno. Anello del monatto. Monatto! Sei un monatto! No, quello era monello, però va bene uguale. Allora, anello del monatto. Sperando che mi diano tregua un attimo. Anello del monatto. Ma si può dire monatto su YouTube? Ah beh, sempre quello della pestilenza. Ho capito, ma allora che ci faccio? Un cifo nulla, un cifo. È un cifo nulla. Un cifo nulla col monatto. O monatto! Sembra un insulto toscano. O monatto! Allora, vabbè. Pace, ragazzi. C'è sta niente, qua. Non vedo niente. Mi affaccio giusto al piano di sotto. No. Diventato un ninja. Allora, che dice? Sei sporco, ma ce sarai. Bene. Vabbè dai raga, poteva andare peggio. Poteva andare peggio, dai, poteva andare peggio. Soldato famoso. Erba nera. Fidati sempre di un maestro. Cioè? E allora fermi. Per le emergenze non si sa mai. Un attimino, eh? Io ho paura che ci sia un boss. Meglio. Meglio. Aia. Spettri neri. Ti attende formidabile. Fai attenzione a mostri. Ok. Tulu, ce lo siamo levato, dai. Calma,
calma, calma. Ci siamo arrivati in un momento credo abbastanza buono, perché i nemici sono piuttosto debolucci. Per una volta la completazione c'è, amica. Intanto votiamo lui. Ok, ringraziamolo. Spezia, troppe spezie però, eh. Le stanno a condì praticamente. E non è bello, eh. Se in un Souls ti condiscono... Ok. Con molta calma. Venga, venga. E pure questo abbiamo fatto. Poi abbiamo tipo 27 anime dei soldati comunque. Quanto ce l'ho? Oh. Mazza. Quanti piani ci stanno? Mamma mia. Arrivati? Oh. Mamma mia quanto va aspettato. Quanto vi ho cercati. Finalmente. Sì. Vieni giù! Oh. Che chioppo! Vabbè. Li sappiamo gestire, li sappiamo gestire. Magari un po' meno. Allora. Uno. Due. Là non si può. Ennesima. Qui non hanno armi, per cui teoricamente sono entrambi finti.
Anima del soldato antico. Bene. Allora. Ragazzi. Io adesso farei una bella cosa. Intelligente furba. Me ne andrei. Al Nexus. A spendere quanto faticosamente conquistato fino a questo punto. E intanto un livellino si fa sicuro. Soldato antico, yes. Lo famoso, yes. Eroe sconosciuto, yes. Yes. Niente praticamente. Vabbè. Meglio di un calcio in bocca, come si suol dire. E quindi. Anima della mente, chiave della vita. Oh, dai. Fede a 16. Dal suo involucro partito. Ale. Avete finito. E la vostra forza. Allora. Armonizziamo. Yes. Dio benedica questo Mombasa. Benissimo. Quindi quello si è preso. Ragazzi, io a questo punto allora attenderò sicuramente, sì, faccio in tempo a pubblicare prima di registrare il prossimo. Allora, stando a ciò che ho visto nei commenti, sembrerebbe che si sia tutti d'accordo sul fatto di consumare tutto. Tanto qui armi speciali non arrivano. Ci servono anime e quindi quasi quasi io le sacrifico. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. La nobiltà parla anche francese ogni tanto. Tutte e 7 ci faremo un 50.000 anime? Se faranno? Per quei due livellini di forza che servono per imbracciare. Questa? Sì, due livellini di forza. Li facciamo? Speriamo. Ragazzi, io per adesso vi saluto, fatemi sapere e la nobiltà vi aspetta domani.